Salve, forestiero! Viene a fare due passi con me? L'isola Tauro è piccola ma vivace, stracolma di gente proveniente da tutto il mondo. Dai, facciamo solo un giro, vedrai, ti farà bene sgranchirti le gambe. Ok, man. Man? Ok, vengo con te. Ci vediamo dopo il giro. Allora, non fermarti, no, vai pure. Allora, cosa fai nel tempo libero, amico? Oh, quel vecchietto mi ha visto! Al diavolo! Tanto non vi dà nulla per fare un giro dalla città con lui, penso. Qua si sale, qua c'era una porta. Dove si va con questa porta? Oh, una prigione. Dei vasi. Ha! La cosa che non mi piace in questo gioco è che non posso usare la spada all'interno. Quindi quando voglio rompere dei vasi, se non riesco a romperli uno contro l'altro, devo per forza usare... Oh! Un pulsante! Devo per forza lanciarlo. Hoppala! Tingle! Quello è Tingle! E perché cammina come... Sì! Grazie, grazie, grazie! Tieni un pensierino! Tingle, Dingle, Mingle, Grimpa! Boom! Collegati anche tu! Ariadoti Radio Tingle! Per qualsiasi consulenza collegati al Game Boy Advance e parla con Tingle. Connetti il cavo Game Boy Advance alla presa per controller 234, segna Radio Tingle a uno dei pulsanti per chiamare Tingle. D'ora in avanti saremo sempre uniti, anche se separati fisicamente. Mi preparerò per venire nella terra dei folletti. Aspettami, eh! Cosa c'è? Ah! Dimenticavo una cosa importante. Folletto, vorresti venire sulla mia isola, eh? Mi dispiace, è un po' una richiesta, una pedorichiesta questa. Ah! La mappa di Tingle! Che tipo di mappa è questa? Dagli un'occhiata. Accendilo quando sei in mare. Problemi con la mappa? Chiedi a Tingle! D'accordo. Se hai problemi con la mappa, non ti dimenticare di me. Ah, Tingle. Sempre odiato Tingle. Ma a quanto pare i giapponesi lo adorano. Allora. C'è una rupia qua sotto. Neanche un'entrata segreta? No. Beh, dicevano che l'immaginografo era in prigione, no? Quindi, vediamo. Forse devo spostare questa scatola. Perché anche se ci salgo, non penso che posso fare qualcosa di più. No. Ok. Questo è quello che penso io. Oh, no! Questo è un labirinto. E se sbagliate strada dovete ricominciare da capo. Non la so memoria, quindi sarà un po' prova errore. Andiamo avanti. Andiamo a destra. Andiamo a sinistra. Destra. Salve Red Tracker, torno subito. Ok, ho capito. Spero di non essere costretto a disegnare una mappa per passare attraverso quel posto. Dov'è la porta? Vabbè, taglio direttamente quando... come si dice?
a quando raggiungiamo la strada giusta. Destra. Sinistra. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Dritto. Oh fuck, ho già sbagliato. Destra. Ok, eccomi, ci sono arrivato. Potrete vedere. Sì, vi mostrerò la strada che ho fatto. Ho dovuto fare una mappa, però alla fine ci sono riuscito. Anche se mi ero scritto le informazioni sbagliate, ho usato un po' il naso. Una cosa che ho notato è che per vedere i topi che vi fanno cadere, se riuscite a scorgere un po' la strada dove state girando, quindi non è dietro l'angolo, e vedete delle travi di legno, ovviamente non girate perché è proprio lì che vi fanno cadere. Ok, questa è la stanza segreta dentro la prigione. Sono un po' di teschi, quindi non lo so. Qui ci sono delle scritte. Era un giorno qualunque di un mese qualunque. Mi trovavo sull'isola Taura, dove avevo finalmente ottenuto l'immaginografo che desideravo da tempo. Prima ancora di poterne provare il funzionamento, ecco che mi hanno sbattuto in cella. Qualunque cosa succeda, non cederò l'immaginografo per nessuna ragione al mondo. Così l'ho nascosto per benino. Se non può essere mio, non sarà di nessuno. Wow. Appena riuscirò a evadere da questa cella, tornerò per riprendermi l'immaginografo. Lascio un promemoria contenente le istruzioni per l'uso, non vorrei dimenticarle. Dunque, accedo allo schermo degli strumenti, lo segno uno dei pulsanti Z, catturo le immagini con A, imposto lo zoom col controllo. Conservo l'immagine nell'album che posso sfogliare con R. L'album contiene un massimo di 3 immagini, ne sono certo. Un giorno l'immaginografo sarà di nuovo mio. Ci sono altre. No, una rupia gialla. Non ci sono altri diari. E dubito che queste siano persone morte, perché ok, apriamo. Cosa c'è? Cosa c'è dentro qua? Cosa c'è? Cosa c'è? Immaginografo. E ho ottenuto l'immaginografo, che è una macchina fotografica fusa con una fisarmonica. Accedi allo schermo degli strumenti. Scherzo, so che le vecchie macchine fotografiche avevano quella strana forma. Accedi allo schermo degli strumenti. Assegna uno dei pulsanti Y, Z e X. Cattura tutte le immagini che vuoi. L'album però ne può conservare solo 3. Sfoglia l'album con R. E questo è l'immaginografo. Una macchina fotografica e un elemento essenziale per il completamento al 100%. Essenziale per la parte più difficile. Però non è ancora completo. Manca ancora qualcosa. Perché per ora. So, vediamo. Facciamo un bel primo piano di questo teschio. Fate una foto con. Ah! Però come vedete sono in bianco e nero. Beh, cosa potete pretendere? Non so. Visto che The Legend of Zelda è situato in una specie di pseudo magico strano medioevo. Ecco, vedete, l'avete in basso a destra le travi di legno. Sono le uscite fasulle. Quindi adesso io la prendo per uscire in fretta. Però insomma, avete capito. It's a trap! Ok.
preso l'immaginografo, ora non farò l'egoista a tenerlo con me. Ma penso che lo riporterò al povero vecchio. Ah, non a te, non a te, non a te, non a te. Al Babbo Natale giovane. E poi verrò da te perché penso proprio che la vela dovrò comprartela. Aha. Ok, immaginografo. L'immagifotografo. Hey man. Ehi tu. Vedo che possiedi un bel immaginografo. Anche tu sei un cultore della materia. Sarai di certo una brava persona. Fai come se fosse a casa tua, cuore. Perdonami, sono completamente affascinato dal tuo immaginografo. Quello che possedevo prima D'essere derubato era bello come il tuo. Mi sarebbe piaciuto metterli a confronto. Può dire altro? Perdonami, no. Posso mostrarglielo? La foto. Boh, mi mostro la foto. Ehi, guarda. Quando si tratta di immagini sono molto meticoloso. Mi sembra che la tua tecnica non ti consentirà di diventare mio assistente. Vabbè, quel paese. Posso cancellare una foto? Cambia. No, cancellare questa foto, ok. Posso mostrargli solo l'immaginografo? Come me lo regali? Non lo voglio. Posso passare di qui? Ah sì, adesso mi lascia passare. Bene, bene, bene. It's nice. Oh, e qui c'è la sua galleria d'arte. Con delle foto molto belle. Artistiche. Ora sei mio. Cioè, sono un bravo catturatore di immagini, non trovi? Ehi, ti ho fatto prendere un colpo? Nascondermi e spaventare le persone mi diverte un mondo. Forse per questo mi piace tanto il mio lavoro. Quelle che vedi sono le immagini di cui vado più fiero. Le ho catturate in gioventù. Ero un viaggiatore instancabile. La curiosità e l'amore per le immagini mi portarono a navigare per gli oceani in lungo e in largo. Da pure un'occhiata. D'accordo. Vuoi sapere chi sono queste creature? Si tratta dei ciu-ciu. Hanno eccellenti proprietà terapeutiche, ma i marinai generalmente li mangiano bolliti allo spiedo, se riescono a catturarli però. La creatura più rara è il ciu-ciu blu. Chi lo trova può ritenersi baciato dalla fortuna. Sì, bruciato, certo. Ah? Cos'è questa? Una casa? Molto carina, non trovi? Ho catturato questa immagine su un'isoletta davvero graziosa a sud-est di qui. Davanti all'entrata c'era un maggiordomo. In un lampo ho catturato la sua immagine e sono fuggito a gambe levate. Sarà la villa di un ricco signore. Ma questo è un totem? Una gran bella immagine, vero? Una vecchia torre in mezzo al mare. Quante stranezze costruisce la gente. Chissà se è ancora lì o se la marea l'ha portata con sé. Se hai tempo vai a visitarla. Ne vale la pena, te lo assicuro. D'accordo? Questa... Oh, sì, la conosco. Affascinante? Come non mai? La catturai da giovane all'isola Primula. Era un sorridente villaggio di pescatori immenso, immerso in una vegetazione lussureggiante. Lì viveva una ragazza bellissima. Fu amore a prima vista. Ormai sarà una signora. Mi viene il dubbio, e a tanti fan del gioco viene il dubbio, che quella signora di cui parla fosse la nonna di Link. Ora, lui sembra ancora abbastanza giovane rispetto a lei. Cioè, lei è già vecchia, penso avrà 70 anni. Mentre a lui gliene do una cinquantina. Forse sui 55, non lo so. Ma non lo so, forse... Perché non conosco altre signore? Quella dei maiali è sposata. E basta, il resto sono... Sto pensando, ci sono solo tre donne sull'isola, qualcosa del genere. La tizia della giara... La signora dei maiali e la nonna. Quindi boh.